La Giulia sicuramente è stata per l'Alfa Romeo il marchio non plus ultra sia negli anni 70 che anche oggi. La Giulia, il modello coupé, era denominato GT. Il GT era in due versioni, 1300 e 1600 di cilindrata, centimetri cubi. Quindi tutti quanti, quello un po' più sportivo, quello che amava andare un po' più forte, si comprava ovviamente l'Alfa Romeo GT. Per le corse esisteva questo modello qua, che a vederlo era uguale alla GT, soltanto che era estremamente più leggero e si chiamava GTA ed era praticamente pronto per andare in pista. La GTA ha fatto tantissimi campionati, vincendone anche molti, con dei piloti anche molto molto famosi. È stata una vettura che ha avuto sempre un grande successo e un grande fascino. Ancora oggi è una delle vetture più valutate nel mercato delle auto d'epoca. Un GTA può valere veramente tanti soldi ed è una vettura molto molto ricercata, ma soprattutto rara. That's what they are confirmed off at the down 1984 Avenue.